spugna, materiale come del rosellino, un po' di tisofila per la sposa, delle felci, della cinerea e un zucchero. Allora, se non ho una ciotola rettangolare classica della Cuisine Fioristi, non è un problema, ce le fa, le trovate in cartoleria oppure nel Bel Fioristi, in rotolini semplicissimi. Li tagliate un pezzettino, io di solito vado a mettere doppio, ok? Prendete un filo, uno spago, la raffia, se avete la raffia, colorata anche per non male, legate in modo tale che il cellophane possa essere almeno a, eccolo qui, un po' più della metà, qui sopra lo spago, scusatemi, perché il cellophane così, una volta che io metto l'acqua e bagno, mi si gonfia questa parte sottostante e mi crea anche da parte da risulta. Va bene? Tirate bene il cellophane in modo tale che non restino troppo più vicini, un po' disordinate, lo tagliate che resta tipo almeno a un paio di centimetri, diciamo, dalla spugna, perché tutto il resto non serve. Ecco. Mi raccomando, dove lavorate ci deve essere sempre pulito, ecco. E ora abbiamo la nostra macchina di spugna. Benissimo, cosa vogliamo fare oggi? Un piccolo centro tavola, lo facciamo in forma ovale. Ok, tanto grande quanto la mattonella, per cui non vado ad esagerare, non vado a creare delle grandi dimensioni. Mi creo una base di verde nella parte, diciamo, vicino a dove io ho legato, per cui le felci, che sono, è un verde che si presta tantissimo, vado a piantare. Attenzione, quando mi piantate che sia verde o che sia fiore, non deve entrare solo un centimetro, perché vedo che tanti, cioè, piantano per te. No, portatelo dentro anche di 2 o 3 centimetri. Per cui fate in modo che il gambo riesca poi a prendere acqua, riesca a bere. Altrimenti un centimetro, se la spugna si secca e nella parte dove è stato piantato il fiore non è bagnata perché si è essiccata, difficilmente la vostra composizione dura e complicata. Comunque è vero che a noi piacciono i fiori e desideriamo che allievino la giornata stessa, diciamo, del momento, che sia un compleanno, che sia una festa, quello che è, però se chiudono i giorni in più, ovviamente, è vero, di solito dovrebbe durare 5 giorni e dare una durata maggiore, io non ho tempo di più, però non è che non si può proprio dire, per il semplice motivo che possono essere delle cause diverse, sbalzi di temperatura, troppo caldo in casa, la spugna che non viene bagnata, insomma, ci sono degli eventi che non si possono calcolare che possono far sì, insomma, che la nostra composizione duri sino a 2 giorni, non dico. Comunque, quando vado a piantare il mio verde, per cui assicurato di almeno 2 centimetri e mezzo, deve rimanere giù perché altrimenti resta troppo alto, per cui faccio in modo che la mia foglia, la punta della foglia tocchi a terra, pianto ma senza piantare in alto, cerco che il gambo vada verso il basso, ok? Perché è la parte dove comunque c'è sempre un pochino d'acqua perché c'è la riserva. Al che le punte le faccio stare giù, ma non pianto con questo, con il gambo che guardi verso l'alto, faccio in modo che il gambo mi vada verso il basso, ok? A questo punto qua vanno verso la riserva d'acqua, creo così il mio bel contorno di verde, e ho già dato forma ovale alla nostra ciotola. Ecco, questo si vede. Non lascio la parte sovrastante libera. Dato sempre un paio, guardate, addirittura incrociate, un paio di ramettine di verde anche. Ebbene, andiamo a mettere i fiori. C'è una regola, viene chiamata regola della proporzione. 8-5-3. Così viene chiamata. Praticamente sono le altezze, ok, di una proporzione. Okay. E qui va.
L'otto potrebbe essere considerato il mio fiore più lungo, per cui se io lo divido in 8 parti, ho il fiore medio che è il numero 5, arriva all'altezza del numero 5, e il fiore, diciamo, il 3, che è molto più vicino al 5, giustamente, è quello che mi crea la parte più bassa focale. Ok? Questa è la regola della proporzione, diciamo così, si vede 8, 5, 3, aspetta che le avviciniamo di più il 3 e il 5. Parliamo di numeri, diamo i numeri forse, ok? Per cui, regola della proporzione 8-5-3 lo creo all'interno della mia composizione. Cosa succede? Io ho già piantato un fiorellino qua centrale perché era poco, mi si è spezzata la rosa. Ora, se io vado a considerare questo il 3, questo è l'8, dove vado a mettere il 5? Il 5 sarebbe, meno male, in questa posizione. Cosa succede però? Non faccio una linea dritta perché devo creare un'armonia, ho due parti che si devono vedere entrambe. È che mi sposto con il 5 leggermente un po' più avanti. Mi raccomando quando piantate, ok? Che comunque il gambo vada bene dentro alla spugna. Ora voglio uscire dall'altra parte. Non sarò mai in linea diretta uguale al mio 8, ma mi sposto leggermente. Ecco, una cosa, a volte i fiori hanno una loro cadenza. Se notate, qui la rosa tende a guardare verso il basso, se io la giro tende a guardare verso l'alto. Di solito i fiori vanno piantati che guardano verso l'alto. Se guardano verso il basso, la composizione viene così forse chiamata passiva e dà un'idea di stanchezza di me. Ecco qua, tutte le mie rose piantate fanno in modo che ognuna di loro abbia una proporzione di altezze, per cui il nostro 8, 5, 3 lo troviamo nei vari triangoli che noi andiamo a creare comunque, per cui si vede abbastanza che sono proporzionate. Ok? La fantasia vostra, è vero? Non c'è nessuna regola specifica che debba per forza obbligare qualcuno a mettere il fiore in una certa maniera. È creatività, per cui divertitevi, è logico che magari c'è un lume, c'è un occhio, diciamo, questa regola di proporzione c'è, esiste, però non è più, cioè, giocate da voi. Non si apre proprio così, va bene? E andiamo ad inserire della gessottina. Vado a ricoprire, scusatemi, dei punti tra una rosa e l'altra. Oh, scusate, tanti anni che faccio questo lavoro, ho gli strumenti. Per me non tagliano più, per cui vi consiglio, se voi avete gli strumenti, sicuro i vostri fiori riusciranno a bere molto, molto di più rispetto ai miei, ma alcune volte dai, il taglio è abbastanza netto e veloce, quindi riusciamo a dire. Mi piacerebbe vedere le vostre creazioni. Ah, un'altra cosa, ricordatevi che il bello è personale. Vado ad inserire la cinerea come tocco finale ed eccolo qua, il nostro centro d'arte.